Signor Presidente in carica, signor Commissario, ci siamo visti in quest'Aula in aprile del 2007 per la prima lettura. Siamo a settembre 2008, non penso che questo tempo sia passato in vano. Molte cose sono maturate, molti passi in avanti si sono fatti e io resto fiducioso che si potranno fare l'ultimo miglio che ci separa dalla conclusione di un grande compito, quello di consegnare agli europei, a tutti i nostri cittadini e non solo ad essi, a tutti coloro che solcano i mari europei, una condizione di sicurezza sicuramente superiore a quelle di cui non godono oggi. Non ricordo solo come ha fatto il collega Sterckx, Erika o Prestige, voglio, e questo è il compito che mi serve per il mio rapporto di settore, ricordare anche che dobbiamo evitare, non dico tragedie come quelle della Princess of Star con gli 800 morti nelle Filippine, ma anche soltanto i 4 morti che sono accaduti, che si sono registrati nello scontro tra una porta container e un aliscafo sullo stretto di Messina, o anche solo i 2 morti che si sono avuti non più di qualche giorno fa tra la Bisogne che ha preso un batomouche a Parigi. Insomma, su tutte le acque si corrono rischi, su tutte le acque occorre intervenire. Questo è il senso del lavoro fatto in questi mesi, quello di... Signor Costa, puede cambiare il microfono perché este sta produciendo un ruido desagradable para quienes le escuchan. Otro micrófono, por favor. ¿Qui va meglio? Sí, ahora sí, muy bien. Perdone. Spero che abbiate capito che, nonostante il rumore di fondo, si sia capito quello che ho detto. Comunque il senso è molto semplice. Mi pare che non potremmo metterci nelle condizioni di ritrovarci a dover rimpiangere di non essere preso le decisioni necessarie di fronte ad incidenti che si ripetono, ed insisto, non sono solo quelli che hanno riguardato la protezione dell'ambiente, dei litorali e dei mari, come Erika e Prestige, ma di vite umane, come quelle gravi che sono per fortuna finora accadute in mari lontani da noi recentemente, ma anche di quelle apparentemente più piccole, ma ho citato solo i 2 esempi, uno sullo stretto di Messina e l'altro sulla Senna di qualche giorno fa. Bene, anche il mio rapporto si inserisce in una strategia, credo che dovrebbe essere comune a tutti noi, quella di usare al meglio tutte le competenze europee in tema di protezione dell'ambiente, di difesa dei consumatori, in questo caso significa difesa delle vite delle persone, in difesa di safety and security, per migliorare la situazione rispetto a quella che abbiamo in questo momento. Attenzione, usare le competenze che il Trattato consente senza nessuna assoluta cessione di sovranità ulteriore, senza togliere nessuno spazio agli Stati membri che possiamo ritenere, che vogliamo ritenere, che condividano pienamente questo obiettivo. Quindi da questo punto di vista credo che noi dovremmo continuare a lavorare nel caso che riguarda il mio rapporto, credo che trovare delle forme in cui l'estensione del campo di applicazione che nessuno può negare, trovi delle forme progressive di applicazione in un periodo ragionevole che consente a tutti di adattarsi nel tempo, senza pretendere che avvenga domani. Che sulle limitazioni di responsabilità trovi il modo di combinare una certezza da parte dell'armatore sulle responsabilità che si assume, l'ammontare dei danni che potrebbero andare incontro, con la certezza da parte del potenziale danneggiato di essere comunque ricompensato. Sulla possibilità quindi di inventare qualche soluzione che preveda la possibilità di muoversi attorno ai limiti oggi fissi, superiori, inferiori, che vorremmo o potremmo imporre, che dia informazioni più sicure a coloro che salgono sulle nostre navi e che consenta di intervenire immediatamente anche con i pagamenti anticipati in casi limitati e corretti, quelli accertabili, qualora succedano gli incidenti. Credo che su questi temi con molta facilità potremmo trovare un accordo, potremmo trovare il modo di rispondere anche a questi punti che rimangono e chiudere la partita. Resta il punto fondamentale, però, noi non possiamo permetterci di toccare un punto soltanto. Abbiamo bisogno di chiudere, di poter dire ai cittadini europei che lavoriamo su tutto il fronte, su tutti i settori. Non ripeto il tema che riguarda i 2 rapporti che mancano, le 2 provvedimenti che mancano. Io do atto alla Presidenza francese di aver fatto un grandissimo sforzo e sono sicuro che continuerà a farlo.
Per quanto mi riguarda, quando arriva al Parlamento, posso assicurare che comunque noi lavoreremo ogni giorno, in ogni momento, da adesso fino al 31 dicembre di quest'anno, per far sì che la partita si possa chiudere sotto questa Presidenza e si possa chiudere nel modo più utile per tutti coloro che ci stanno a guardare, convinto che alla fine potremmo essere tutti fieri di aver fatto avanzare la sicurezza in Europa, nel senso marittimo in Europa, senza che nessuno possa sentirsi, come dire, perdere responsabilità che ritiene di voler compiere direttamente. Grazie, signor Presidente.